Un attimo di ripartire dall'analisi di Telese, di cui condivido gran parte, meno che l'inizio, perché ricordiamoci che nel 2001 l'invasione dell'Afghanistan arrivò dopo le stragi delle Torri Gemelle e quella guerra fu forse la guerra più condivisa degli ultimi anni. Non ci furono bandiere pacifiste, tutti salutarono la caduta del regime talebano come una grande vittoria dell'Occidente, come una grande speranza. Questo non lo possiamo dimenticare, io penso. Gli errori sono arrivati dopo. Gli errori sono stati quelli di restare in Afghanistan, sono stati quelli di voler costruire una democrazia in un paese che non ha mai conosciuto nulla che fosse simile alla democrazia. E io, che ero un entusiasta sostenitore di questo progetto, cambiai radicalmente idea nel 2009, quando ricordo, seguendo una pattuglia italiana che Chi va andava a dato verificare merito? se le E chi schede va dato elettorali merito di questa lucidità? erano arrivate nei villaggi della provincia di Farah. Arrivavamo in questo villaggio, chiedemmo: ma avete le schede elettorali? E gli anziani del villaggio dissero: beh, le avevamo, le abbiamo consegnate tutte al capo villaggio, perché è lui che va a votare per noi. E lì capì che il modello della Era democrazia in complicato Afghanistan esportare. era complicato da esportare. E questo è stato il grande errore. E gli afghani e i talebani purtroppo hanno vinto sfruttando proprio questo nostro errore. Leggevo ieri le dichiarazioni di un portavoce talebano che spiegava la vittoria repentina e le modalità utilizzate per raggiungere questa vittoria. Diceva: abbiamo infiltrato tutte le comunità del paese, tutte le tribù del paese, mentre nel 1996 i talebani erano soprattutto Pashtun, oggi siamo diventati presenti nel Panjshir addirittura. Siamo presenti nel nord, siamo presenti tra le comunità tagiche. Man mano che avanzavamo, i nostri anziani trattavano con gli anziani delle varie comunità. E tutto questo mentre noi abbiamo cercato invece di costruire un esercito multitribale, multietnico, un esercito che era contrario a quella che era la natura stessa dell'Afghanistan. Un esercito che infatti si è dissolto alla luce del sole. Quindi i talebani hanno capito due volte la lezione, hanno capito i loro errori, hanno capito i nostri errori e li hanno utilizzati per imporci questa disfatta. Disfatta tragica che io considero più tragica di quella del Vietnam di 50 anni Eh beh, fa, sì, più certo. tragica di quella dell'Iraq, perché io mi chiedo come Biden potrà chiedere ai propri alleati di fare linea comune sulla Cina. Chi si fiderà di questa America? Io penso nessuno. Ho visto che Luca Telese stava Scusate. dicendo.